Buongiorno e benvenuti in un nuovissimo vlog. Finalmente posso fare un vlog in camera in tutta serenità perché ho caricato ieri il room tour. Anzi, vi è piaciuto tantissimo, quindi sono molto 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 felice di questo. Quindi adesso posso vloggare senza tenervi nascosto niente, fortunatamente. Oggi che giorno è? Oggi è martedì 21 novembre. La mia fissa per il sushi è manifestata sempre di più. L'ognomino! Ogni volta mi si mangia pure qualche capello. Sono già uscita stamattina. È per questo che mi vedete parzialmente vestita. Sono andata, vi spiego un po', dall'ottico. Mi sono anche scordata di chiedergli delle lenti se me le hanno riportate. E ho comprato le lenti a contatto perché appunto queste non sono della graduazione giusta. Se avete seguito tutta la questione capirete. Poi sono passata al supermercato perché mi è venuta una voglia insaziabile. Questo qui, che non mi ricordo come si chiama, broccolo cavolfiore. Io lo chiamo cavolfiore. Questo qua fatto così. Io praticamente lo lesso e poi lo ripasso in padella con aglio, olio, peperoncino, sale, queste cose così. Ed è buonissimo, non potete immaginare. Quindi lo sono andata a comprare. Anche se effettivamente prima di andarlo a comprare non mi sono accertata del fatto che, ecco, infatti ce n'era un altro. Perché l'altra volta infatti ne avevo presi due. Quindi ecco, ho fatto queste cose stamattina. Poi oggi pomeriggio devo andare dalla ragazza che mi fa le ciglia. Perché adesso mi metto un attimo qua la luce. Se sentite rumori molesti, stanno facendo i lavori praticamente alla casa di mio zio, perché noi abitiamo tutti in una grande casa divisa, quindi mio zio sta di qua e è lui che sta facendo i lavori. Però questa cosa mi stressa. Per fortuna questa settimana ho già fatto tutti i video, perché ormai capisco che appunto non lavorano il sabato e domenica, quindi io il sabato e domenica mi giro i video e almeno sto a posto. Adesso non sentitevi male che ho il segno qua, le occhiaie non mi sono truccata, quindi coprirò questa zona. Come vedete le extension in realtà non sono andate malissimo, perché sono 3 settimane che ce l'ho e ancora comunque ne ho parecchie, come potete notare, e me le devo andare a togliere perché devo fare un lavoro e non mi servono, cioè nel senso mi sarebbero di intralcio, quindi le devo togliere. Ah, ma raccontiamo cosa hai fatto l'altro giorno. Praticamente è stato, penso, l'attimo peggiore della mia vita. Avevo Gwenda in braccio, stavamo per uscire perché avevo appuntamento con le amiche. Gwenda decide, cioè decide insomma, poverina, non è neanche colpa sua, però mi ha fatto davvero prendere un colpo. Cioè, sono stati attimi di puro terrore. Ha cominciato a tremare come se fosse nel Polo Nord, cioè proprio tremare in questo modo. Infatti l'ho subito messa giù perché mi sono impanicata. Poi ecco, quando succede qualsiasi cosa, che sia magari che a volte sgomitazza un po', io mi impanico. E a un certo punto si è tutta irrigidita, cioè continuava a tremare, però si è irrigidita e si è afflosciata sul lato come se fosse rimasta paralizzata. Io ho cominciato a chiamare mia madre: mamma, aiuto, sta succedendo qualcosa. Cioè, sembrava una pazza, però io a piangere. Cioè, davvero, adesso ve la racconto così, ma sono stati dei momenti bruttissimi. Poi tutto nel giro di 2 minuti. Poi è scesa mia madre, l'ha rifatto altre 2 volte. Cercavamo di metterla in piedi, non si teneva in piedi. Come se avesse tipo degli attacchi epilettici, che ancora non abbiamo capito a cosa sono stati dovuti, perché poi non ci siamo neanche più di tanto informate, perché poi è passato tutto quanto. Cioè, non ha più fatto nulla, sa benissimo. Quindi, boh, valla a capire queste cose. Comunque è stato bruttissimo. Quindi stavo dicendo, oggi pomeriggio devo andare a togliermi. Mamma mia, questo rumore però sul muro è un po' fastidioso. Devo andarmi a togliere l'extension perché devo fare un trucco, una cosa per cui mi darebbero soltanto fastidio. Quindi devo toglierle e devo andarci alle 4:30. Adesso devo preparare il pranzo perché è mezzogiorno. Però io preparo sempre un po' prima, così poi vado a fare le mie cosette. Loro, mia sorella e mio padre, tornano e trovano già il pranzo pronto. Solo che non so bene cosa farli, perché io molto probabilmente mi mangerò un secondo, o comunque questi tortellini che adoro, perché vedete che sono monoporzione, quindi per me sono perfetti, anzi ne tolgo anche qualcuno. E per loro magari faccio i tortellini normali. Stavo vedendo le stories di Federica Lee, che mi ha ricordato che devo far vedere questa palette di Mulac, la Different 2, che mi è arrivata ieri ed è una bomba. Infatti oggi appunto che vado a togliere le ciglia, sicuramente poi dopo la provo, perché sono molto 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 curiosa. E tra l'altro devo farvi vedere anche un'altra cosettina che mi è arrivata ieri, che è un'anticipazione di un regalo di Natale. Quindi ci tengo a farvela vedere perché è fantastico. Comunque, a proposito, mi metto così, vi devo dire una cosa. Praticamente ho finito di vedere American Horror Story Cult, che era la 7ª stagione. Mi è piaciuta, però alcune cose le avrei fatte diversamente, soprattutto
l'ultima puntata si capiva che sarebbe finito così, se uno fa 2 più 2. Però dai, mi è piaciuta. La mia preferita sapete sempre che è quella delle streghe, che non mi ricordo mai come si chiama. Me l'avete detto 100.000 volte, ma niente. Adesso aspetto di vedere quale sarà il tema dell'ottava stagione. Cioè, sono proprio super super curiosa. In più ho iniziato una nuova serie che mi avete consigliato voi, che si chiama The Gifted, ed è molto sulla scia di X-Men, queste cose così. Quindi, anzi, viene nominato proprio X-Men. Mi piace un sacco perché X-Men è uno dei miei film preferiti. Dopo, appena finisco di cucinare, salgo su, vi faccio vedere le cosettine che mi sono arrivate. Qui sto mangiando, vedete, nella mia ciotolina. Allora, sono tornata in camera, ho acceso il mio specchio, sì, mancano ancora le luci. Volevo farvi vedere, questa è la novità. Praticamente volevo comprare i cassettini, quelli grandi tipo che ho sopra alle cassettiere, però li dovrò comprare più avanti. E ho trovato questo su Amazon, se vi ritrovo il link lo metto qui sotto nell'info box, di questo qua che ha 2 cassettini, uno qui diviso così in 2 e poi questa parte sopra che volendo si può anche, vedete, staccare. E ci ho messo tutte queste cose che praticamente sono le cose che uso, diciamo, giornalmente, quindi se voglio fare un trucco veloce. Infatti qua ho messo la cipria, qua dentro le cose per le sopracciglia, si è incastrato naturalmente, dopo lo sistemo. Qua sopra le tinte labbra che uso di più e quelle che voglio provare, quindi ecco, diciamo che l'ho sistemato così e penso anche lo terrò lì perché non dà nessun fastidio. E altra cosa che volevo farvi vedere assolutamente, che appunto è una preview dei regali di Natale, questo qui, guardate solo che bella la scatolina, ed è l'orologio Daniel Wellington. Questo è il marchio, ma tanto come sempre trovate tutti i link qua sotto. Una volta aperta la confezione c'è un'altra scatola, voi la aprite perché questo è un coperchio e trovate gli oggettini. Io ho scelto questo modello qui di orologio che ha la placchetta in oro rosa, anche il quadrante, e poi insieme in omaggio è arrivato questo braccialettino che guardate che carino, c'è anche proprio il suo scompartimento, è troppo fatto bene. Tra l'altro, se vi va, visto che siamo in periodo di sconti, vi lascio il mio codice sconto appunto qui in sovraimpressione, così potete utilizzarlo, portarvi avanti con i regali di Natale. E il codice appunto è ILA MAKEUP, scritto tutto grande, e vi darà il 15% su tutti gli acquisti sul sito naturalmente ufficiale Daniel Wellington. Quindi mi raccomando, usufruitene perché vi può dare un sacco di sconto. Può essere un ottimo regalo per fidanzati, fidanzate, amici, parenti, davvero per qualsiasi persona. Fatemi sapere, mi raccomando, qua sotto se già lo avete, se lo acquisterete, mi farebbe piacere sapere. E volevo rispondere a un'altra domanda che mi fate sempre, 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 sempre. Prima fatemi prendere Gwenda in braccio che non la sopporto, ogni volta che vede che mi siedo vuole salire, quindi eccolo qua. Vado anche dato una capoccia. Comunque, dicevo, una domanda che mi fate sempre, sempre, sempre nell'ultimo periodo è: comprerai l'iPhone X o l'iPhone 8, quel che sia? In realtà sono andata in negozio, l'ho visto, naturalmente l'8 perché l'iPhone X almeno da me ancora non l'hanno messo, perché comunque sono dei pezzi super limitati, e la mia risposta è questa: se l'iPhone X l'avessero fatto con lo schermo anche più grande, tanto c'è Gwenda che continua a darmi i bacini, probabilmente ci avrei fatto un pensierino perché è una cosa innovativa, ci sta. Però non ho urgenza di cambiare il telefono, l'iPhone 8 è praticamente la stessa cosa se non peggio, perché c'ha il retro che è in vetro come il davanti, e io non sono un tipo goffo, non faccio cascare il telefono spesso, però comunque sì, è sempre un pericolo in più, quindi evitiamo. L'unica cosa sarebbe la fotocamera, sì, però questa va più che bene. Quindi non lo comprerò. Se faranno in futuro un iPhone X con lo schermo più grande, perché probabilmente lo faranno, chi lo sa, ci farò un pensierino, non dico né sì né no. Allora, ho messo le lentine perché diciamo che sto facendo una sorta di prova per vedere quanto resisto, perché come vi spiegavo l'altra volta ho degli occhi un po' particolari, ho la lacrimazione bassa, quindi con le lenti mi sento un po' gli occhi tirare, e quindi ce l'ho su da un'ora e qualcosa, un'ora e un quarto, quindi adesso poi devo andare e quindi faccio questa prova. Ho tolto il segno permanente a questa mano, ma non a questa, cioè lo stile. Non vedo l'ora di andarmi a togliere le ciglia per un semplice motivo, così stanotte
notte posso dormire con la faccia sul cuscino e arrufacchiarmi per bene. Ok, allora, nel mentre si è fatto buio e sono tornata, ragazzi. Sono tornata. La Ila senza ciglia. In realtà, appunto, me le ha tolte con un prodotto, quindi non è che si sono rovinate, ma adesso sono totalmente struccata. In più senza occhiali, quindi sembro un'altra persona. Sono orribile, non ci fate caso. Vediamo se si vedono le mie cigliette sfigate. Poi vabbè, queste ciglia, queste extension che faccio, non è che le rovinano, sono proprio le mie che sono così di base. E quindi insomma è un casino. Comunque sono le 5 qualcosa, ci ho messo davvero poco. Quindi adesso torno perché non è che sto proprio vicinissimo da qua. Mi vedete? Sono qui. Sono tornata a casa, mi è arrivato un pacco di Asos. Prima però non ve l'avevo fatto vedere, scusate la faccia. E adesso riabituatevi ai miei occhi. Così, tra l'altro, madonna, da inquadratura sembra con un'occhiaia, ma in realtà non è poi così accentuata. E quindi volevo farvi vedere perché una cosa è fantastica, cioè questa che ho appoggiato qui, guardate. Io avevo questa, cioè ho questa di Primark, vedete, che è tipo un portagioie. E questa l'ho vista su Asos, non potevo non prenderla perché ha proprio la coda della sirena. E poi ha questo piattino con questa scritta, c'è scritto Trinkets and Treasures, però questa mi piace, quindi farò la collezione di tutte queste cosette. E poi mi è arrivato questa che non avevo ordinato in realtà, è tipo una maglia super oversize e vabbè, comunque la utilizzeremo in qualche modo, però mi è arrivata la 52, non so se si intuisce che io c'entro due volte, vedete questa qui di New Look. Vediamo se la metto a fuoco. 52. E io non l'ho ordinata, cioè ho ricontrollato anche nell'ordine, niente. Poi questa sciarpa, piede pull nera e giallo, un po' spento, bellissima. Questi jeans di questo colore con le frange sotto, perché è iniziato il Black Friday su Asos, quindi io ho la spedizione di un giorno, ho ordinato ieri, mi sono arrivati oggi e appunto ho pagato tutto scontato. Poi mi sono arrivati un paio di scarpe, sempre di Asos, e un altro jeans, però l'ho rimpacchettato, li ho messi in macchina così domani li vado a mandare indietro. E il film che stavo vedendo è questo qui. Vediamo, adesso me lo ricarica. Si chiama Lo spirito del Natale. Aspetta, non vorrei darvi spoiler o cose se poi volete vederlo. Neanche è iniziato dicembre, già vedo i film di Natale. Questo è il terzo film natalizio che vedo in queste settimane, quindi ho dei problemi. Adesso mi vado anche a struccare bene anche la tinta, che comunque mi piace. Secondo me queste nuove di Nabla le hanno riformulate. Per struccarmi userò il solito olio di cocco, perché per struccare soprattutto le labbra va meglio. E poi dopo devo togliermi anche il semipermanente qui, così domani lo rifaccio. In più, stasera o comunque domani mattina devo anche editare questo vlog, così appunto ve lo metto online domani. Ma la bellezza di togliersi una tinta e di avere questa faccia, questa la metto come anteprima. Poi prendiamo acqua micellare. Questo è How to struccare una tinta labbra. Io le tinte labbra le tolgo sempre o con le salviette struccanti oppure così. Prima olio di cocco e poi acqua micellare. Ah, non vi ho più fatto vedere la palette di Nabla nuova. Ma che stupidina sono. Adesso ve lo faccio vedere, perdono. Andiamo verso la palettina che dovrebbe essere qui. Piccola anteprima. Eccoci qua. Ta 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 tan. Questa è come si presenta il pack esterno, perché poi ha una sorta di confezione, vedete. Porca miseria, mi è cascata in this moment. Io adesso mi chino a raccoglierla. Speriamo non sia successo nulla perché muoio, ve lo dico. Raga, io non voglio che si sia rotta, per favore. Ok. Non sembra essersi rotta, ma questo colore, che tra l'altro è il mio preferito, Posh, sembra che sia un po' staccato dalla cialdina. Quindi dovrò stare un po' attenta. Comunque questi sono i colori. Guardate questo come si vede che è fluo. Wow. Ve li faccio vedere meglio con questa luce. Guardate che meraviglia. Molto presto ve la farò vedere all'azione, perché merita tantissimo. Adesso che ho tolto tutto, posso fare dei trucchi decenti. Perché non so se avete notato, ultimamente quando nei video mi truccavo con appunto le ciglia, ero sempre un po' in difficoltà. Perché non è che potevo essere più di tanto precisa o sfumare tantissimo, perché poi andavo a toccarle, si toglievano. Da una parte sono triste, da una parte sono felice. E basta, adesso rimetto a posto la palette, che sennò farà una brutta fine. Ah, tra l'altro volevo dirvi anche un'altra cosa. Perché moltissime, per quanto riguarda Room Tour, hanno visto questa zona, che è la mia zona della collezione dei Funko Pop. Tra l'altro oggi
messaggi, me ne sono arrivati altri, ve li faccio vedere dopo. E non hanno capito perché a quanto pare mi hanno scritto dei commenti un po' assurdi, tipo: ma non è tantissimo che li collezioni, perché ci hai fatto un angolo così importante, magari poi ti stufi. Prima di tutto, anche se dovesse succedere, sono cavoli miei. Ok. Poi mi hanno detto: ma non sei un po' grande per queste cose? Allora, raga, io non so come spiegarvelo, non sono dei giocattoli, ok? Non è che io quando mi gira me li apro e ci gioco, no? Sono passioni. C'è chi ha passione per altre cose, per le macchine, per le bici, non lo so, io per questo. Anzi, secondo me dà anche un tocco più artistico alla camera, che comunque è abbastanza, vedete, ordinata. Invece qua, vedete, c'è questo angolino un po' più gioioso, un colorato, ecco. E a me piace molto. Vi faccio vedere i nuovi arrivati, anche se praticamente per voi saranno tutti nuovi arrivati, però poi quando mi finiranno di arrivare quelli che ho preso ve li faccio rivedere tutti. Ho preso questo set di Ursula e Crudelia Demon, questa qui di Yasmin. Lì mi è arrivata quella di American Horror Story, che raga è la mia preferita, non ve la faccio vedere da vicino perché deve essere una super sorpresona. I due Power Rangers là sopra, ho preso quello rosa e quello giallo del film, che mi sono piaciute tanto. Mi è arrivata Harley Quinn di un'altra versione, perché vedete che ne ho due ma sono due versioni diverse, e Thor Ragnarok, anche se mi mancano altri due. Infatti lì ci sono, vedete, i posticini per Hela e Loki, non vedo l'ora. E basta, that's all. Adesso mi rimetto appunto a vedere il film. Però sapete una cosa che faccio per creare l'atmosfera? Adesso che ho questa, io accendo questa, chiudo la luce, questa generale, e mi metto a vedere il film. Ed è un'atmosfera bella, rilassante. Panico, perché ho deciso di sistemare un pochino. Nel senso, ho liberato quel cassettino dove prima c'erano cappelli e sciarpe. Praticamente li ho messi qui. Adesso vi faccio vedere, perché almeno così è un po' più ordinato, riesco a prenderle meglio. Vedete, in questo cassetto ho messo le sciarpe e i cappelli, quindi si è liberato quello. Ci sto mettendo le calze, prima erano insieme ai calzini quindi non ci capivo nulla. Ok, quando mi vedete con indosso questo vuol dire che la giornata è proprio finita, quindi direi che ci salutiamo anche per oggi. Vlog come sempre abbastanza vago, mi raccomando, se ancora non l'avete visto andate a vedere il room tour per tutti i dettagli, nomi dei mobili eccetera, vi ho messo tutto nell'info box. Presto nuovi video, in più quello di domani ricordatevi alle 4 come sempre. I video ci sono lunedì e giovedì alle 4 puntuali. Basta attivare la campanella, mi raccomando, che trovate qua sotto, perché YouTube è un po' furbetto, non vi notifica i video che escono, quindi a volte c'è gente che mi scrive: Ila, ma perché non fai i video da un mese? Ma non è così, semplicemente non avete attivato la campanellina, quindi it's important, it's important. Vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video.